Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei recenti cambiamenti che sono avvenuti e che voi avete notato riguardo il mio fisico e quindi il mio stile di allenamento. Recentemente avete notato dei cambiamenti nella mia forma fisica e è vero, in questi 2 mesi ci sono stati molti cambiamenti. Dove ci eravamo lasciati? Noi ci eravamo lasciati agli inizi di settembre, dove ero tornato dopo 2 mesi di vacanze e avevo deciso di spostarmi verso un allenamento più funzionale, prediligendo lo stile Tabata, cercando di ridurre, soprattutto per quanto riguarda il comportamento muscolare delle gambe, gli allenamenti in sala pesi. Questa mia volontà l'ho espressa a Fran, il mio coach, e ci siamo accordati su un cambiamento di piano allenamento. All'inizio mi sono trovata molto bene, però sebbene sul piano fisico io stessi migliorando, a livello mentale non ero soddisfatta. Continuavo ad avere quella sensazione del va bene, brava, ti stai allenando, riesci a saltare, adesso riesci a fare persino allenamenti ad alta intensità senza morire, ma e allora? Che è una sensazione un po' diversa da quella di prima, cioè ho i muscoli ma non so come usarli, perché bene o male li stavo incominciando a utilizzare, però comunque non vedevo un fine. E questa cosa mi stava molto demotivando, finché un giorno di fine settembre, parlando con un personal trainer della mia palestra, Luca, lui mi ha menzionato così che nel suo passato ha fatto calisthenics. Ho avuto l'illuminazione. Allora, dovete sapere che l'allenamento calistenico è una forma di allenamento a corpo libero nel quale ci si allena sfruttando il peso del proprio corpo e la forza di gravità. È un tipo di allenamento che permette di guadagnare forza e allo stesso tempo migliorare la propria performance sia a livello di fitness che estetica. E inoltre dovete sapere che io da piccola ho sempre voluto fare ginnastica artistica, solo che ero un po' piazzata e mia mamma sinceramente non mi ci ha mai portato, nonostante io reputi di avere la base, le potenzialità, perché sono molto elastica. Ad esempio riesco a fare questo perché io ho i legamenti lassi, quindi ho un po' una predisposizione. Quindi parlando con Luca, questo ragazzo, si è offerto di scrivermi un piano di allenamento in stile calistenico e io ho deciso di provarlo, perché tanto non avevo niente da perdere. L'ho provato e dopo solo 2 settimane avevo già notato tantissimi miglioramenti, sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. Questo è un tipo di allenamento che ti permette di confrontarti con te stesso e di challenge yourself ogni volta. Quindi è un continuo migliorarsi e i miglioramenti sono palpabili. Io la prima volta che ho provato a fare l'esercizio base per arrivare a fare la verticale, che si tratta di il tripod handstand, quindi di mettere le ginocchia sul gomito e tirarsi su, non ce la facevo, cioè proprio cadevo, non riuscivo neanche a sollevare un piede da terra. Dopo poco, continuando a provarci, sono riuscita a farlo e buttarmi sulla testa e dopo solo 1 settimana riuscivo a tenermi su e non buttarmi sulla testa. E sono piccoli piccoli miglioramenti che però danno una soddisfazione pazzesca ed è una sensazione che in sala, con il fatto di sollevare un carico maggiore, seppur anche quello dovrebbe essere motivante, personalmente non mi motivava più, non lo trovavo più abbastanza soddisfacente da spingermi a sentirmi migliorata nella performance. E il fatto di fare un percorso che parte dalle basi per arrivare all'esecuzione dell'esercizio finale è qualcosa che mi casa tantissimo, perché vedi l'obiettivo. Ad esempio adesso sto facendo degli esercizi preliminari che sono alla base ad esempio di una verticale, ho l'obiettivo finale e so quello che devo raggiungere e quindi ho qualcosa che mi spinge e che mi motiva. Dopo 3 settimane ho deciso di affidarmi completamente a questo coach. Prima era un periodo di transizione tra Fran e Luca, perché stavo cercando di capire quello che davvero funzionava su di me e quindi ho deciso di lasciare Fran. Allora, Fran è una persona fantastica ed è stata la prima persona che ha creduto in me e che mi ha davvero supportato. Noi siamo rimasti in ottimi rapporti. Recentemente Fran ha anche rilanciato il proprio sito, ha creato proprio dei mini account per la persona, dove uno non solo vede la propria scheda, ma vede anche l'esecuzione di ogni esercizio fatta da Fran, quindi come la vuole lui, e qui non hai neanche bisogno di andartela a cercare su YouTube. Inoltre hai
tutta la parte di scheda alimentare, macronutrienti, consigli di alimentazione, di integrazione nel tuo piccolo account, ed è stato bravissimo nel cercare di avvicinarsi, seppur lontano, alla persona. Ciononostante, io e Fran abbiamo concordato che abbiamo obiettivi diversi e che per me è molto meglio essere seguita da vicino in questo mio percorso, soprattutto perché comunque l'allenamento calistenico può essere pericoloso, o comunque ci sono certe esecuzioni, certi movimenti che devono essere anche un pochino supervisionati. Ecco quindi svelato il segreto del mio cambiamento e quello che un po' celavo in questi 2 mesi. Ma adesso vi voglio dire e raccontare come mi alleno precisamente, come ho diviso il mio piano di allenamento. Allora, 3 volte alla settimana faccio allenamento calistenico che mi ha Luca. Dovete sapere che sono allenamenti molto statici e basati sullo sviluppo della forza e della resistenza. Gli allenamenti consistono principalmente in tenute, cioè tenere una posizione per tot tempo, piuttosto che, come ero un po' abituata, eseguire un esercizio per tot ripetizioni. È un lavoro enorme e pesante e si concentra soprattutto sulla parte dell'addome, la parte del busto, e la parte superiore delle spalle e delle braccia. Per questo motivo avete visto tantissimi miglioramenti nella mia parte di addome, sui miei addominali, anche perché se mi seguite da tanto tempo sapete che è la parte che odiavo allenare, e quindi essendo una parte che non allenavo molto, appena la vado a stimolare sembra che abbia dei risultati pazzeschi, ma in realtà no. Per questo motivo, data la staticità e dato il focus della parte dal bacino in su, ho deciso di introdurre altri 2 allenamenti concentrati dal bacino in giù, quindi gambe. I 3 allenamenti calistenici me li segue Luca, gli altri 2 ho deciso di farmeli da me, seguendo i miei gusti e i miei desideri, ritornando un po' in potere dei miei allenamenti come The Good Old Times. Ho deciso di introdurre un allenamento Tabata focalizzato sulle gambe, perché comunque è qualcosa che mi stimola, mi piace e che mi fa sentire lavorare le gambe in soltanto 40 minuti. Quindi esercizi come jump squat, lunges, ma comunque vi farò vedere un workout Tabata per gambe in un prossimo video. E inoltre ho deciso di aggiungere un workout come quello che avete visto in uno dei vlog precedenti, cioè ritornare in sala, fare un po' di sollevamento pesi focalizzato sempre sulle gambe e poi finire con un pochino di cardio, però sullo Stairmaster, che aiuta a focalizzare l'esercizio fisico sulle gambe. Quindi mi allenerò 5 volte alla settimana, di cui 3 fissi, i 2 per le gambe sono un po' jolly, cioè se posso vado, se non posso e se sono in viaggio viaggio, però diciamo che questo sarebbe il workout split. Devo dire che mi sto trovando davvero davvero bene, ho visto in solo 3 settimane dei miglioramenti fisici pazzeschi, dei miglioramenti di performance, e spero davvero a breve di riuscire a farvi vedere me che mi sollevo in verticale, me che riesco a fare certe cose particolari nel castello dell'area funzionale della palestra, insomma me che mi diverto. Ho aspettato un pochino a dirvelo perché comunque volevo essere sicura di quello che avevo fatto, della decisione che avevo preso, e non dirvi cose che poi mi sarei rimangiata 2 settimane dopo. Basta, posso dire di essere un'adepta del calistenico, ovviamente alle prime armi, anzi molto basic, alle armi 0, ma è qualcosa che mi stimola davvero e mi gasa tantissimo, proprio voglia di migliorare, di arrivare a compiere evoluzioni. Spero che mi seguirete in questo mio percorso, fatemi sapere se vi va di vedere qualche allenamento in stile calistenico, che comunque sono particolari perché sono allenamenti che si possono fare davvero ovunque, a casa o al parco, quindi può essere anche interessante per voi che non vi allenate in palestra. Vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!